Non solo clienti e soci, ma anche gli impiegati della Banca Popolare di Vicenza sono sul piede di guerra dopo le recenti vicende che hanno visto ridurre notevolmente il valore delle azioni dell'istituto di credito che ha incorporato la Cariprato. Le azioni sono infatti scese in un colpo solo da 62,5 a 48 euro con un deprezzamento superiore al 20%. Il malumore dei dipendenti, che si sentono traditi due volte, viene espresso in una nota sindacale firmata dall'organo di coordinamento del gruppo BPV, che racchiude le sigle DIR Credito, FABI, FIBA CISL e FISAC CGL. I colleghi in questi giorni, si legge nel documento, ci chiamano impauriti ed affranti perché sono stati lasciati soli. La situazione è particolarmente delicata e ha fatto registrare in alcune filiali offese molto pesanti da parte della clientela, che peraltro minaccia l'estinzione dei rapporti. I dipendenti così si sentono traditi, ribadiscono dal sindacato. Prima di tutto, si legge ancora nella nota, da chi li ha mandati in prima linea senza che fossero correttamente e prontamente informati, lasciandoli soli ad affrontare una clientela inviperita. E poi traditi in qualità di dipendenti e soci, si legge ancora, visto che molti di loro sono stati invitati ad acquistare azioni negli ultimi anni o si sono visti rifiutare da almeno 2 anni richieste di vendita. Il tutto mentre in città continuano i malumori e le prese di posizione contro la decisione della banca, che ha finito per colpire migliaia tra aziende e risparmiatori pratesi che si sono visti ridurre in un colpo solo i propri investimenti di quasi un quarto del valore.